Salve a tutti e benvenuti nel settimo episodio di Ori and the Will of the Wisps, il mio let's play walkthrough registrato in 4K a 60 fps su PC. Sei pronto, Ori? Andiamo! Nello scorso episodio avevamo affrontato proprio in questa arena il cervo volante gigante. Avevamo preso l'abilità colpo, però il nostro passaggio è bloccato, ci serve una leva o qualcosa da attivare per poter proseguire. Ahia! Ho usato il pulsante del primo capitolo per andare avanti, cosa ovviamente non per usare il colpo, cosa che ovviamente non funziona qui. Qui sopra però abbiamo una bella esperienzona gigante. E ecco qua, possiamo andare avanti in questo modo. Aia. No, dai, voglio andare lassù. Fammi andare. Grazie. Ma non tu, vabbè. Va bene comunque. Proprio tutto pieno di spine. A destra abbiamo il bosco silente. Dobbiamo andare lì noi. Dobbiamo soccorrere la nostra Q. Ma dovremmo essere anche vicini. Guardate la mappa. Esatto, al guardiano della palude, Quolok. Vediamo un po' chi è. Sono Moki, Bila Dodawa, Nomo Quolok, Enomo Quela, Moki Jokwara, Imanusquar. Ed ecco il nostro nuovo obiettivo. I denti silenti. Quolok pensa che facendo ripartire il mulino a ovest potrei ripulire la palude torbida abbastanza da poterla attraversare. Abbiamo trovato anche un nuovo fuoco fatuo. I tuoi valori massimi di vita ed energia sono aumentati. Che bello che è Quolok, guardalo qui. Che ci segue con lo sguardo, tra l'altro, guardate. Infatti di qua c'è il bosco silente, ma non possiamo andarci.
Le acque qui sono scure. Non possiamo pescare. Brutte acque. Acque tristi. Il mulino è fermo. Ecco perché le acque non scorrono. I mochi ci danno un ulteriore indizio del fatto che di qui non si debba andare. E infatti, qui il passaggio è proprio bloccato. L'acqua fetida non ci permetterebbe di passare. Quindi noi dobbiamo tornare ad ovest. Guardalo lì il nostro bel cuolo. Possiamo parlarci a lui? Sì che possiamo. Il mulino della sorgente giace silenzioso, i suoi imponenti ingranaggi immobili. Vai a sistemare ciò che lo affligge, che le acque possano scorrere ancora. Andiamo. Vediamo se fa altri dialoghi. Ok, sempre lo stesso. Beh, quindi c'è qualcosa che impedisce al mulino di muoversi. Noi dovremmo scoprire cosa è. Ora noi cerchiamo di essere molto veloci nel tornare indietro. Oppa. Aia. Non così tanto veloci, però, altrimenti ci facciamo male. Eccoli i mochi. Che attivano quel passaggio che nello scorso episodio ci aveva bloccati. Curiamoci. Tac. Zanzarone infame, via. Per te solo le lame. Oh, e qui abbiamo un mochi. Non sei un mochi, si vede. Le tue orecchie sono troppo flosce. Certe cose le noto, come questa mappa che ho trovato. La darei al lupo il cartografo, ma ne ha già abbastanza. Dovrebbe andare a quello con le piume. Ho saputo che amava le mappe. Chissà se questa gli piacerebbe. Potresti dargliela tu? L'ho visto nelle radure nelle radure della sorgente. Oh, abbiamo una nuova missione secondaria. Disegno. Hai trovato un nuovo oggetto missione. Presenta una linea tratteggiata e una X. Nuova missione secondaria, esattamente, passaggio di consegne. Scopri a che è destinato il disegno. Il Moki ci ha dato abbastanza indizi in realtà, per capire che si tratta di, come dire, Toc, il viandante piumato. Io qua prendo anche questo bel cristallo dei Gorlek, minerale dei Gorlek, che scopriremo molto presto a cosa servono. Lo proseguiamo lungo questo percorso periglioso. Forse di là c'è un passaggio segreto. Nope. Qui dobbiamo ovviamente distruggere quel muro per passare. Ehi! Chi ha distrutto il mio muro? Guardate Ori come guarda lontano. Lì vediamo Toc. E qui un personaggio sconosciuto. Vieni qui. Fatti vedere da vicino. Beh, non sembra ostile. Anche perché c'è Qualloc lì di fianco. Radure della sorgente. E qui vediamo anche Rafiki. Parliamo con lui. O meglio, Offer. Salve. Vedo che sei arrivato alle radure, spirito. Dubito che i tuoi viaggi ti abbiano già portato in direzione della sorgente, giusto? Le voci di una vecchia biblioteca lì hanno suscitato il mio interesse. Potrei fare qualche esplorazione. Magari ci vediamo lì, eh? Perfezioniamo le nostre abilità, però. Compriamo il viaggio veloce. Sicuramente. Seleziona un pozzo dello spirito sulla mappa e teletrasportati in quel punto da qualsiasi luogo ti trovi. Ci velocizzerà tantissimo le cose. E prendiamo anche distruzione spirituale. Usa meglio che poi la nuova abilità. La prossima non sarà così a buon mercato. C'è un limite a ciò che posso insegnarti, dopo tutto. Non posso insegnare cose che non conosco. Ma ho sentito parlare di un luogo dove si trova il sapere. Un sapere antico. Il sapere dello spirito. L'ingresso è nascosto a tutti, ma non sfuggirà ai più attenti. Buona fortuna. Il sapere degli spiriti. Vediamo un po'. Un posto che, a quanto pare, abbiamo tralasciato. C'è anche un albero dell'abilità qui. Chissà. Chissà se torneremo più avanti in questo posto. Notizia. Secondo Offer, vicino ai cunicoli della mezzanotte, c'è una conoscenza che sblocca la vera padronanza delle armi spirituali. Ci andremo sicuramente, anche se è una cosa secondaria. È sempre un piacere. Perfezioniamo le nostre armi, sì. E infatti ora costano 1200, non più 600. Perché quello era lo sconto. Possiamo anche potenziare la nostra distruzione. Gli attacchi dall'alto con distruzione spirituale creano un'onda d'urto, che sarebbe come quella che creano quegli scoiattoli rossi, non so se l'avete presente. Ora noi possiamo equipaggiare la nostra distruzione spirituale e fare i buchi. Questa è bellissima come arma.
Vedrete come reagiscono i nemici ai nostri colpi. Qui sopra ancora non c'è nessuno, ma tempo al tempo. Qui ci facciamo male, eh? È caldo. Ed ecco Toc. Ehi, cos'è quel foglio, Squirt? Quelle linee tratteggiate, quella grande X? Ma quella è una mappa del tesoro. Tieni, ti do in cambio il mio marsupio da viandante. Qualcosa mi dice che avrò bisogno di una borsa più grande. Marsupio da viandante. Piccolo, ma utile per le avventure. Piccolo, ma caratteristico. Trova un aspirante avventuriero che potrebbe aver bisogno di una piccola borsa. Lo troveremo. Qui abbiamo un pozzo dello spirito rotto. E qui abbiamo Grom. Non osavo sperare che le voci fossero vere, ma eccoti qui. Anniwen è tornato a vivere uno spirito. Ti è bastato poco per distruggere il muro. Immagino che le mie abilità da costruttore non siano più quelle di un tempo. Però ho promesso che avrei offerto rifugio dal declino qui. Queste radure contano su di me, spirito. Ma senza il minerale, temo che deluderò tutti. Il materiale necessario è stato abbandonato quando il mio popolo è fuggito verso le miniere. Senza le scorte giuste, beh, il mio sogno di un rifugio potrebbe terminare prima ancora di iniziare. Con del minerale dei Gorlek potrei trasformare queste radure in un rifugio, visualizzando progetti. Abbiamo riparo al posto dello spirito, cosa che ovviamente faremo immediatamente. Dicono che gli antichi spiriti fossero capaci di teletrasportarsi da un pozzo all'altro. Ma forse se migliorassimo questo pozzo con il minerale dei Gorlek, ritornare alle radure della sorgente potrebbe essere ancora più facile, ovviamente lo faremo. Qui abbiamo anche situazione spinosa. Quei rampicanti appuntiti che crescono dappertutto sono davvero fastidiosi, te lo dico io. Con un po' di aiuto potrei eliminarli e rendere le radure più sicure per tutti. Lo faremo, ma prima ripariamo il pozzo. Me ne occupo subito, ora che ho ripreso a costruire posso considerarmi di nuovo un vero Gorlek. Sono rimasti pochi veri Gorlek, dunque stai in guardia se incontri qualcuno che mi somiglia. Non tutti siamo scampati in tempo alla corruzione. Ti hanno fatto anche l'animazione di lui che costruisce. Prima che la nostra casa venisse inghiottita dalla sabbia, gli spiriti videro del potenziale nel minerale dei Gorlek. Scomparirono prima che potessero provare ciò che avevano costruito per loro. Ma ora sei tornato e tutto questo può cambiare. Abbiamo dato la speranza a questo Gorlek. Vediamo se sono... Ok, le radure saranno un rifugio per tutti, va bene. Si sono sbloccati altri progetti? No, non ancora. Ecco fatto. Quindi possiamo anche salvare qui. E possiamo teletrasportarci in questa sorta di hub centrale ogni volta che vorremmo. Continuiamo ad esplorarlo, vedere cosa c'è più avanti. Di sopra c'è un frammento, che forse non possiamo ancora raggiungere però. Qui è pieno di spine, non possiamo passare. E qui abbiamo un Moki. Ho fatto molta strada per trovare queste radure. Qui per i Moki è un paradiso. Ricordatevi che i Moki abitavano prima nel Bosco Silente. Quel luogo in cui adesso si trova Q. La mia famiglia adorerà questo posto, ma non abbiamo una casa. Grom il Gorlek se ne intende di costruzioni. Non potrebbe aiutarci? Nuova missione secondaria. Parla con Grom per costruire una casa. Andiamo a parlarci. Vediamo cosa ci dice. Aia. Vabbè, tanto qua mi ricarico. Grazie. Infatti si è sbloccato un nuovo progetto, riparazione dimore. È un peccato che le vecchie dimore dei Moki siano in rovina. Forse se le sistemassimo, i Moki potrebbero fare il ritorno alle radure. Quindi abbiamo anche quella missione da fare con il minerale dei Gorlek. Vediamo se ci dice qualcos'altro lui. Il Bosco Silente non è più un luogo sicuro. Cattivi presagi. Ali oscure. Per questo sono qui, per trovare un luogo migliore. Pensi che Grom il Gorlek ci costruirà una casa? Sì, lo penso. E qui nascosto abbiamo Twillen. Un fedele cliente. È sempre un grande piacere vederne. Si parla di te sempre di più. Tuttavia, ho sentito molti nomi nei miei viaggi, sai? I nomi acquistano i miei frammenti, luccicanti e se ne vanno. Sembrano tutti molto simili, eh già. Beh, i miei frammenti brillano più luminosi attorno a te. Forse il tuo nome è davvero da ricordare. Però dovresti fare qualcosa che valga la pena di ricordare. Tranquillo, Twillen, lo farò.
Abbiamo il salto triplo. Salta due volte mezz'aria prima di ricadere. Molto utile. Non così tanto come pensate, in realtà. Il terzo salto è più corto, ok? Mentre io ripeto, questo potrebbe essere molto interessante se attacchiamo con la spada o se facciamo build particolari. Ed anche, soprattutto, ho imparato molte cose, ho perso molte cose, ma è facile trovare nuovi frammenti, sai? Alcune cose sono meno facili da sostituire. Ok, questo volevo vedere. Raccolta di luce. I nemici rilasciano due sfere in più di luce spirituale. Questo lo prendiamo perché è proprio ciò che ci farà fare più punti esperienza. Quindi questo è assolutamente da prendere. C'è un posto in particolare dove potresti andare per imparare a usare meglio i tuoi frammenti. Si trova alla sorgente. È un tempio dedicato agli antichi spiriti. Si dice che gli antichi spiriti potessero usare moltissimi frammenti insieme. Forse anche tu potresti, sì. Ultime notizie, tempio della sorgente. È il tempio del combattimento che noi abbiamo già affrontato in uno scorso episodio, forse il terzo. Dove se superato, appunto, ci viene dato un nuovo slot per i frammenti. Ora io voglio perfezionare il mio frammento, quello dell'esperienza ovviamente. Ecco fatto. E appena avremo 1125 punti di esperienza, lo porteremo ancora più avanti. Grazie per l'acquisto, ora ovviamente lo equipaggiamo. Togliendo questo, tanto il 10% di danni in meno non è praticamente nulla. Questo è il nuovo che abbiamo preso. Spara al 25% più velocemente. E neanche questo. Che può essere potenziato tra l'altro. Il colpo dell'arco spirituale si divide in 4 colpi a gittata corta, che infliggono ciascuno il 50% dei danni. Quindi è tecnicamente raddoppia il danno questo. Se sei a corto raggio ti raddoppia il danno. Oh ciao! Sono venuto qui dalla palude perché avevo sentito che le radure erano bellissime. Sono davvero bellissime, ma la luce qui è così brillante. Non come il buio della palude. Per questo mi nascondo all'ombra. Se avessi un cappello strano come quello, intende quello che ha Twilden, lo vedete lì nell'angolo? Ma non ce l'ho. Non ha cappello. Oh, ciao. Ok, stesse cose. Qui si può passare sotto, quindi direi di farlo. Ma con la spada non si rompe, mentre col martellone sì. Aia, attenti questo che è caldo. Ok, abbiamo un minerale dei Gorlek. Perfetto, ahia, non pensavo che anche lì fosse caldo. Curiamoci. Questi, se non ricordo male, nelle vecchie patch potevano essere distrutti. Vabbè, tiravano esperienza. Magari in altre case l'hanno mantenuto. Continuiamo ad esplorare l'ultima parte della radura. Qui abbiamo un personaggio che si nasconde, si mimetizza nello sfondo. Motai. Non posso crederci, sto parlando con un vero spirito, Anniwen! Da vicino sei più piccolo di quanto pensassi, però sei davvero luminoso. Personalmente preferisco confondermi, là fuori è pericoloso. Fortunatamente ho tenuto d'occhio ogni tua mossa, per assicurarmi che stia bene, ovviamente. Vuoi vedere i miei appunti? Sì, lui è quello che ci tiene conto di ogni statistica, cioè attacco singolo più grande, salti, salti a parete, scatti. Ovviamente anche morti, per ora sono 14 in totale. Morti provocate dai nemici, morti provocate dai pericoli, danni subiti, nemici uccisi, ci sono un sacco di statistiche qui interessanti. E abbiamo anche il massimo di cellule vitali, energetiche e frammenti che possiamo raccogliere, slot frammenti. E anche percentuale di frammenti completati, intende anche, penso, i potenziamenti dei frammenti che raccogliamo. Questi sono ancora bloccati, probabilmente perché sono abilità che non abbiamo ancora appreso. Esatto, qui invece abilità scoperte ne abbiamo 7 su 18. Ce ne mancano ancora un bel po', ma d'altronde siamo ancora all'inizio di Ori. Distanza notata a 0 perché le acque sono ancora inagibili. A presto! Bene, e andando da questa parte si esce dalle radure sommerse. Ma il video può finire qui. Non solo le radure sommerse, le radure della sorgente, scusatemi. Per l'appunto, ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.